Massimo, il Krav Maga è un modo per propagandare l'ideologia di Israele? Allora, io ho imparato alcune cose, poche, ma funzionano. Una di queste è mai mischiare, il che vale per molte cose. Non mischi, per esempio, un rapporto d'amore con un rapporto lavorativo. Possono coesistere, ma non li devi mischiare. Non mischi gli alcolici, per esempio, perché quando mischi gli alcolici sembra che sei molto brillante, molto simpatico. In verità non lo sei, fai una figuraccia e l'indomani hai un gran mal di testa. Quando parliamo di Krav Maga, noi parliamo di un sistema che ha una determinata nascita, una precisa connotazione e nient'altro. È uno scopo, ovviamente, ma nient'altro. Quando parliamo di politica, parliamo chiaramente di correnti di pensiero che hanno una nascita, una connotazione e uno scopo, e nient'altro, e deve essere così perché gli ambiti sono diversi. Se mischiamo Krav Maga a politica, possiamo anche sembrare molto brillanti, possiamo anche sembrare molto simpatici, ma in verità facciamo una figuraccia e facciamo venire il mal di testa agli altri.